Ragazzi! Che cavolo? Aiuto! Aiuto! Togliti da lì! Non so cosa sta succedendo! Si è formata una specie di piattaforma! Mi sposto! Vieni via da lì! E così, qui dentro, ci troviamo dentro il corpo o l'anima di Entity 303. Tutto un intero mondo costituisce l'interno del suo corpo. È una roba quasi assurda, incredibile ma vera. E poi, questo posto sembra essere in una costante notte. Avete notato, siamo qui da diversi minuti, la luna non si muove e il sole dall'altra parte dell'orizzonte sembra essere bloccato. Non sorge! Che posto maledetto! Sapete cosa penso? Penso che tutto questo mondo sia frutto della distruzione che lui ha creato nel nostro. E quindi lui ha assorbito la bellezza... Oh, ragazzi! Che c'è? Che c'è? Sono caduto in una specie di casetta sotterranea. Voi l'avete... Avete messo voi qua sotto un letto, delle crafting table, una fornace? No, da dove viene questa roba? Che mi porta a nessuno di voi! Ma no, no. Sembra proprio una roba costruita da noi per rifugiarci qui, ma non abbiamo fatto niente noi. E poi è strano perché il nostro portale sta proprio qui e questa roba è nata proprio vicino a noi. Come se qualcuno volesse in qualche modo aiutarci. Sentite ragazzi, abbiamo un'intera dimensione all'interno di un mostro da esplorare. Secondo me dovremmo trovare il modo per distruggerlo dall'interno, almeno per indebolirlo. Perché distruggerlo finché non avremo la spada non potremo, ma indebolirlo sì. Tenete gli occhi aperti, perché non sappiamo. Villaggio. È un villaggio, sì, questo è un villaggio, ma non sappiamo in che modo lui potrebbe difendersi dalla nostra invasione. Scusa, qua Mario, dentro... penso. No, no. Ok. Qua dentro ci vivono cose. Ah, attenzione, dietro di voi si era creata una specie di vortice azzurro. Credo che questi mostri. Ma perché ci sono dei mostri? Se siamo dentro la sua anima, perché è pieno di mostri? Oh mio Dio! Questi sono dei golem di ferro. E a fianco a loro c'è una specie di villager. Questo è un villager strano. Non ne ho mai visto uno del genere. Non neanch'io. Com'è possibile che dentro Entity ci siano dei villaggi? Che ci siano dei villageri all'interno di una persona, di un'entità così cattiva? Che cosa ci fanno? Perché c'è una dimensione dentro di lui? È troppo strano. E se fosse che dentro di lui ci sono tutte le sue vittime, dal mondo che lui ha distrutto col pandemonium fino ad ogni singolo villager che lui ha assimilato quando stava potenziandosi. Ogni creatura che lui ha ucciso potrebbe essere... Occhio. Attenzione! Oh, attenzione! Oh, santo cielo! No, tranquillo. È ogni una bella teoria comunque. Che lui ha ucciso potrebbe essere diventata parte della sua anima. E noi in questo momento siamo parte pure noi. Guardate quell'albero! Oh mio Dio! C'è un albero gigantesco da quella parte! Ci sono delle case lì sopra. Dovremmo andarci prima o poi. Anche da quella parte c'è un'altra cosa strana. Vedete? Di là dove c'è quella specie di asteroide, non so che cosa sia, una roccia gigantesca. Tutte le isole sono fluttuanti. Sembra una casa, un castello. Sì, è un castello, ci sono delle stanze. È stranissimo. E qua perché c'è tutta questa lava? Quest'altra che... Oh, oh, ragazzi! Cos'è? Chi è questo? Che cos'era? Non lo so, mi è corso addosso. Mi è corso addosso come se volesse, non lo so, attaccarmi, abbracciarmi, non ne ho idea. Mi sono spaventato però. Non è che era tipo una guardia? Non so, ma ce ne sono altre. Da queste parti nascono altri mostri. Tenete gli occhi aperti. Potrebbe succedere qualcosa di spiacevole in questo posto. Ma ricordatevi, se lui ci vuole attaccare, noi dobbiamo essere pronti a fronteggiare qualsiasi cosa lui vorrebbe tirarci addosso. Siamo dentro di lui e lui probabilmente, se non si è già accorto della nostra presenza, se ne sta per accorgere. E ci sono altre di queste creature con gli occhi neri, tutti neri, che continuano a cercare di attaccarmi. Oh, ragazzi! Che cavolo? Aiuto! Oh, aiuto! Togliti da lì! Non so cosa sta succedendo, si è formata una specie di piattaforma. Mi Vieni sposto. Via da lì. Oh mio Dio, Mario, esci. Oh santo cielo, si sta creando una specie di gabbia. Che si è chiusa completamente, allontanatevi. Oh, ragazzi, è sparito, è scomparso. Ma io per un attimo credo di averlo visto. Ho visto rosso. Sì. Ed è nato da una specie di gabbia di terra del Nether. Ragazzi, quello, secondo me, era qualcosa che viene da Entity. Lui ci vede, sa dove siamo e vuole toglierci di mezzo. Sa che siamo entrati dentro di lui. Non vuole permetterci di rimanere qua dentro. Sa che deve avere paura di noi. E allora sapete che vi dico? Lui ha paura di noi, utilizziamo il vantaggio che abbiamo per fargli veramente paura. Dobbiamo non temere quello che lui ci può fare. Seguitemi, esploriamo questo villaggio. Dobbiamo prenderci un attimo di tempo per capire che cosa sta succedendo in questo strano posto. Quell'albero sicuramente dobbiamo esplorarlo. Lì c'è qualcosa di interessante, ne sono certo. Però penso che anche in questo villaggio possa esserci qualcosa che dobbiamo trovare. Per esempio, dovremmo forse provare a parlare con uno dei villager. Vediamo, riusciamo a trovarne uno. Oltre a questo qua, questo qui al ponte, per esempio. Vediamo, magari ci vende qualcosa, magari può aiutarci in qualche modo. No,
Non sembra per niente. Non mi rivolge la parola, ma sembra anche che non sia vivo. Guardate, non mi sembra un villager vero e proprio. I villager commerciano. Questo qua mi guarda semplicemente, non ha vita. Vedete? Secondo me, io sono sempre più convinto di quello che ho detto. Queste sono vittime di Entity. A questo punto ci sono due strade che possiamo percorrere. Possiamo andare da quella parte, dove c'è quella specie di montagna piena di abitazioni, oppure possiamo andare dal lato opposto, dove c'è quell'altro albero gigantesco. Cosa votate, ragazzi? Da quale parte proviamo? La montagna? Sì. Anche a me convince di più la montagna, quindi dobbiamo farci un piccolo passaggio, perché è pericoloso e rischiamo di cadere. E se cadiamo da qua, non ho idea di dove potremo andare a finire. Ma visto dove ci troviamo, penso che la morte sarà l'unica cosa che ci rimarrà con cui avere a che fare se cadiamo da questo posto. Ecco fatto. Venite, forza, seguitemi. Seguite i miei passi. Ora... tutto questo posto è pieno di queste specie di assassini. Vedete, sono degli assassini. Hanno la faccia nera, tutta nera, e sono minacciosi e ci attaccano alle spalle. E ci sono anche i goblin. Guardate quegli schifosi goblin di cui vi ho sempre parlato. Occhio a quel creeper. Eh sì, lo so, hai ragione. Meno male che muoiono da soli. Venite, seguitemi. State tutti vicini. Anna, ci sei anche tu? Sì, ci Ti sono. Vedo troppo indietro. Non rimanere indietro. Continua a essere attaccata da quei cosi. Lo so, ci cerca di uccidere. Lui si sta cercando di uccidere perché sa che siamo pericolosi qua dentro. Aio. Non vuole che noi rimaniamo qua dentro a mettere le mani nella sua anima. Ehi, guarda qui. Sì, lo vedo, c'è una specie di passaggio. Guarda. È un sacco di ferro, ma proprio tanto. Sembra una specie di reame. Fammi vedere se ho qualche torcia. Purtroppo non ne ho. Qualcuno di voi... Occhio! Oh, oddio, aiuto! Indietro! Non cadere, non indietro, cadere. State indietro. Qualcuno di voi ha una torcia per me? Te le ho io. Anna, passamene una, perché mi sono rimaste soltanto quelle spaziali. Ok. Tieni. Queste te le do a te. E queste qua me le prendo io, perfetto. Così posso illuminare man mano che cammino. Venite. Sembra essere una specie di miniera, vedete? C'è di tutto. Dinamite, pozzi. Di là si scava anche, vedete? Ci sono un sacco di minerali ed è tutto scavato come se... Oh, attenzione! Come se ci fosse qualcuno che sta cercando di scavare, di creare materiali qua dentro. Ma non ne capisco il motivo. Non siamo in una dimensione reale. Secondo me tutto quello che vediamo sono illusioni. E là sopra c'è un villager diverso dagli altri. È grigio. Oh, oh. Okay. Ragazzi. Oddio. Anna. Oh, cavolo. Che cappero è successo? Si è esplosa. Tutto sono anche caduta. Ho visto, ma ti sei distrutta completamente l'armatura. Non hai più niente. Oh, cappero, e questa non ci voleva adesso. Vabbè, qui è pieno di ferro. Potresti fartene un'altra basilare, ma meglio di niente. Ragazzi, io verrei un po'. Venite un po', seguitemi da questa parte. È pieno di villager diversi dagli altri qua. Io li ricordo, ma vi ricordate quella volta che noi siamo capitati in quella specie di cunicolo profondo che scendeva in profondità e dentro c'erano tutti quanti quei villager, tutti morti, se non ricordo male. Te lo ricordi, Mario? E sopra c'era un altro villaggio pieno di villager. Io ricordo che assomigliavano a questi. E questi commerciano però, ma sono brutti, sono terribilmente brutti. Alcuni di loro vendono delle cose. Cosa può rappresentare questo? Possono essere veramente tutte le anime che Entity ha raccolto nel corso della sua cattiveria? Da questa parte ci sono delle scale che portano verso sopra la montagna. Secondo me è là che dobbiamo andare. Perché vedete, ci sono delle costruzioni fin là sopra. È probabile che ci sia qualcosa lassù in alto. Quindi saliamo, forza. Venite, tutti uno dietro l'altro. Cercate di trovare la strada che dobbiamo... Ah, ragazzi, c'è Herobrine. C'è Herobrine, qua dietro, c'è Herobrine. Ma dove? Perché allo zaino? Herobrine allo zaino? Che ca... Ma dov'è? Di Anna. Allo zaino d'Anna. Anna? Ma... Che c'è? Anna, sei tu qua davanti a me. Anna, sei Herobrine. Anna, sei Herobrine. Che cavolo ci fai come Herobrine? Oh mio Dio, Anna! Ma che dici? Sei Herobrine, guardati, sei Herobrine. Ma io non mi vedo Herobrine. Hai anche il nome di Herobrine, Anna, sei diventata Herobrine. Che cappero sta succedendo, ragazzi? Oh, io sono normale, io sono normale, vero? Voi mi vedete normale? Sì. Voi altri pure lo siete, Stefano, Mario, Anna, tu sei Herobrine. Non riesco a spiegarvelo, è troppo strano. Potrebbe essere che Herobrine, visto che lui è in questa dimensione, in quest'anima, e noi siamo anche noi qui dentro, forse lui si è, diciamo, impadronito di te. Ma tu riesci a muoverti, riesci a fare Lion, girati. Cosa c'è? È tornato Steve. Steve, hai visto che cosa è successo? Anna è diventata Herobrine. Entity sta cercando di ingarbugliare le vostre menti. Non ma è come? Reale. Ho capito! È un'illusione. È un'illusione! È come quella volta un sacco di tempo fa che ci vedevamo zombie gli uni gli altri. Stiamo impazzendo. Sì, ricordo. Entity sta cercando di farci impazzire perché noi siamo nella sua mente. E qua c'è un potere grandissimo che lui ha su di noi. Ok. Può fare quello che vuole. Quindi, lei è Anna, non è Herobrine. È tutto normale. Va tutto bene. Ed è soltanto un'illusione. Giusto?
Ma sì, se noi siamo convinti che sia un'illusione, se noi sappiamo che è un'illusione, teoricamente non dovrebbe scomparire? Teoricamente non dovrebbe tornare tutto come era prima se noi scopriamo l'illusione? A me sembra di vederla ancora Aerobrine. E ho paura che possa succedere qualcosa. Anna, facciamo così. Se per qualche motivo tu dovessi trovarti nella condizione di perdere il controllo di te stessa. Okay. Perché sì, io mi fido di Boss Steve, ma ragazzi, non possiamo avere la certezza. Sapete, anche questa pozione che lui ci ha dato, mi hanno consigliato nei commenti di berla, ma ragazzi, io vi dico la verità. Ho paura di berla. Perché sì, Boss Steve è Steve, ma avete visto? Ha gli occhi bianchi. Aerobrine aveva gli occhi bianchi. Ragazzi, io non sono sicuro, quindi anche di quello che ci ha detto in questo momento non posso essere sicuro al 100%. Quindi Anna, dovesse succedere qualcosa, ti prego, non ci uccidere in preda a Entity. D'accordo? Okay. Tranquillo, okay. Piuttosto mi ammazzo da sola. Ah, perfetto, è incoraggiante, eh? Ora saliamo la scala, forza, venite. Avevo detto che dobbiamo esplorare fino in cima a questa montagna, perché sono convinto che possa esserci qualcosa. Vedete, si sale e si scende, ci sono un sacco di scale. Continuiamo, continuiamo a salire. Non perdetevi d'animo, sì, saliamo fino in cima. State solo attenti che è pieno di mostri. Da qua è un po' difficile riuscire a salire. Cerco di creare un percorso. Ovviamente mi fa un po' impressione avere Aerobrine che mi segue. Però se sei tu, Anna, se sei sicura di essere tu, vieni pure. Allora, di qua c'è una specie di caverna. Qualcosa di strano c'è. Perché, vedete, sembra essere stata costruita. Tutta questa zona sembra essere stata costruita da qualcuno. Sembra che qualche giocatore ci sia passato attraverso. Perché ci sono ponti, ci sono... Oh mio Dio. Avete sentito? Io ho sentito. Io anche. Proveniva un ruggito da dentro questa specie di... Stefano, stai attento, c'è un altro di quei vortici. Io entro dentro. C'è qualcosa. Ragazzi, c'è un mostro là dentro. È una specie un di... Non so... Ah! Ci ha visto! Oddio, che cosa? Ragazzi, ci ha visto! No, no, no! Uccidiamolo, uccidiamolo. Non so cosa sia, non è un gorilla, è una specie di mostro. È orribile, ha una faccia tremenda. Però credo che possiamo farcela ad ucciderlo. Non sembra troppo forte. Vai, anche se di vita sembrerebbe che ne ha. Ok, è morto. Ha dato un cuore giallo. Prendilo tu, prendilo pure tu, Stefano, non ti preoccupare. Guarda. E questo, questo forse è lo spawner da cui si è generato quel... Beh, eccone un altro, infatti. Lo rompo. Sembra molto forte per essere un mostro normale, ragazzi. Corri, corri. Senza armatura. Ok, Anna, stai indietro. Anna, stai indietro. Aiuto. Ok, è andato, è andato. Rompi anche qualcosa sotto. Guardate là, c'è Aerobrine sulla porta. Io non mi abituerò a vederti così, Anna. Meno male che hai lo zaino, almeno così ti possiamo riconoscere. Sì, rompo anche quest'affare, ma non so che cosa sia. Non posso romperlo. Delle chiavi del portale dell'End. È vero, sembra, è vero. Sembra uno dei blocchi che stanno intorno al portale. Non tocchiamolo, magari ci serve a qualcosa in futuro. Ragazzi, qua ci stiamo perdendo qualcosa. Abbiamo ucciso un mostro là sopra la montagna, ma non può essere il motivo per cui siamo qui. Il tempo stringe, ti sa che siamo qua dentro e noi non stiamo ancora concludendo niente. C'è un motivo per cui siamo qua, ragazzi, svegliatevi. Noi siamo qui per arrivare fino al profondo dell'anima di Entity e ora non ci siamo neanche lontanamente vicini, secondo me, e indebolirlo. Ma come possiamo fare a raggiungere la sua parte più profonda? Ora siamo in una specie di villaggio che secondo me, praticamente immaginate come se noi fossimo nella sua mente. Ora siamo nella parte più esterna, dove lui conserva probabilmente gli avanzi del potenziamento che ha ottenuto da tutte le creature e il mondo. Questo è il mondo che lui ha distrutto. Ma noi dobbiamo raggiungere la parte più profonda e intima di lui per uccidere qualcosa che possa indebolirlo tantissimo. Ma che è successo? Guardate, l'albero è diventato tutto viola. Ma che cazzo? E questo schifo mi ricorda anche tanto il Pandemonium, ragazzi. È viola come il Pandemonium. È tipo un palco, però guarda quel blocco là dietro. È strano. È l'unico. Ma aspettate, ma questo villager che cosa c'ha? Vedete che si muoveva in modo strano. Guardate. Sì. Muove le gambe. Ed è anche diverso dagli altri. È molto diverso dagli altri questo villager. Sembra quasi normale rispetto a tutti gli altri che sembrano morti o comunque mutati. Lui è quasi normale, però sgambetta. Perché corre? È come se fosse un simbolo. Gambe tipo di capra. No, no, a me sembra lui. Lui mi sembra normale. Il problema è che sembra che lui stia scappando da questo blocco che ha alle spalle. Vedete, lui si muove ma non si può muovere. E sto anche provando a parlarci, ma purtroppo non sembra rispondermi. Mi guarda, mi fissa, ma non dice una parola. Ragazzi, potrebbe forse essere. Ce ne sono anche... Oh mio Dio, aspettate un attimo. Che c'è? Ma questo villager qua ha la tunica sporca di sangue, ragazzi. È vero. Lo vedete? Oh mio Dio, avevo ragione a dire che questi qua non sono vivi, ragazzi. Questi sono morti. Sono stati uccisi da Entity. E qua dentro fanno solo la parte delle belle statuine. Proprio come noi.
Attenzione Mario, non voglio esplodere, non voglio distruggere questo posto. Potrebbe essere la nostra unica strada per uscire da qui. Ascoltate, questo blocco qua dietro mi sembra in tutto e per tutto un portale. Anche il fatto che lui cerca di scappare da esso mi ricorda proprio quello che una persona sana di mente farebbe quando cerca di essere teletrasportata all'interno di una dimensione ancora più profonda della mente di un mostro. Noi però non siamo sani di mente, noi dobbiamo andare fino in fondo, giusto? Sì. Quindi, ragazzi, mi sa che dobbiamo scendere più in profondità. Stiamo per entrare in uno strato ancora più profondo di Entity, da cui non potremo uscire. Probabilmente non potremo uscire neanche da qui. Ma qui non ci faremo nulla. Non c'è niente che possiamo utilizzare in questo mondo. L'unica cosa che possiamo fare è essere catturati da lui o uccisi. Quindi, ragazzi, siete pronti? Dobbiamo scendere più in fondo. Andiamo? Andiamo. Okay. Andiamo. Andiamo.